E siamo tornati dagli amici della CDM a un anno di distanza e pochi giorni dalla loro apertura. Naturalmente vogliamo festeggiare insieme a loro un anno di attività, un anno che ha significato tanto per tutti loro che si sono impegnati in questa opera di diffusione, di naturalmente istruzione anche delle persone alla disinfestazione, alla deratizzazione, insomma tutto quanto può causare problemi all'interno di un'abitazione. Ci avviciniamo alla stagione estiva, punto clou anche della loro attività, con naturalmente forse le disinfestazioni più classiche, quelle la lotta alle zanzare, alle blatte, però loro lavorano tutto l'anno e a 360 gradi, qualunque sia il vostro problema. Allora, un anno di attività, sempre qui, insomma, com'è stato? Facciamo un piccolo anche assunto. È stato un buonissimo anno, abbiamo avuto una notevole richiesta e anche molti clienti sono diventati quasi amici, anche perché nei nostri post interventi molto spesso li ricontattiamo per sapere come era andato l'intervento in base al tipo di prodotto che gli avevamo dato, come si erano trovati. Ho visto che la cittadinanza ci sta dando delle buone chance e quindi è stato un anno abbastanza proficuo. Ecco, per chi inizia un'attività nuova commerciale, io mi ricordo sempre con lui un anno fa facevamo insomma così gli auguri, perché insomma è sempre una scommessa, giusto? Certo, è sempre certo. Una scommessa, e alle volte insomma l'imprenditore ha un'idea e poi magari insomma no, invece poi, devo dire, specialmente in questo periodo comunque di crisi, a aprire un'attività magari per gente, per due soci come noi che sono abbastanza giovani, sembra una scommessa molto impegnativa. Sembra che la stiamo vincendo, perché dalle voci che arrivano sembrano tutte abbastanza contenti di questa apertura. Chiamiamolo l'altro socio, perché vieni, è giusto, ciao, come stai? Ben ritrovato. Allora, insomma, questi due ragazzi ce la stanno mettendo tutta, insomma, con un supporto anche del pubblico. Ci provate, voi siete... Ci proviamo, proviamoci, dai. Ecco, lui è quello che sta al front office che trovate nel punto vendita. È quello che incontrate quando venite qua in negozio. Ecco, mi raccomando, al di là dell'aspetto, insomma, è un bravo ragazzo. Bravo sono. No, io non abbiate paura, io scherzo, loro sono due ragazzi simpaticissimi, invece tu ti occupi un po' più degli interventi, diciamo, in loco. Sì, gestisco, esatto, sono responsabile tecnico, responsabile commerciale dell'azienda, quindi troverete me quando magari chiamate Alex, quando c'è bisogno di fare un'ispezione, sempre gratuita, vengo io direttamente e vediamo come risolvere l'eventuale problema. Oh, naturalmente la cosa bella di questo è anche che ci tenevate un po' anche l'anno scorso, mi ricordo, la fidelizzazione del cliente, è una cosa che ci tenete, che si crea un rapporto, e naturalmente questo nel tempo. Sì, esatto, infatti come prima dicevo, nel post intervento molto spesso continuiamo sempre a contattare il cliente per sapere se il problema è stato risolto o l'eventuale problematica comunque c'ha. Infatti questo anno, questa festa è stata fatta anche per loro, per ringraziarli di averci dato fiducia. Ecco, quindi un compleanno. Ci avete anche un sito internet che se uno vuole consultare per vedere i vostri prodotti, diamolo questo, esatto, riferimento. www.cdmdisinfestazioni.com. Ecco, www.cdmdisinfestazioni.com. Volete sfrucugliare un po' tra quelle che sono tutte le loro chance di disinfestazione, nel sito ci sono, però ci sono tante anche le novità e noi adesso con il loro aiuto ve le facciamo vedere. Naturalmente gli amici della CDM non mancano in novità e abbiamo alle nostre spalle quello che sarà un po' il top di quest'anno, la vostra proposta, sempre orientata naturalmente a combattere la zanzara. Che ci pare causa di fastidi. Di fastidi estivi. Estivi. Ecco, vediamo una siepe finta in questo caso che lo porta, e spiegaci che cos'è nel particolare. Sì, beh, innanzitutto diciamo che in questo anno abbiamo parecchio investito per quanto riguarda sia il
risorse umane e in tecnologia. Remore dal fatto dell'anno scorso dove ci sono state parecchie piogge e quindi abbiamo visto una notevole difficoltà sia da parte dei nostri operatori che da parte anche degli utenti finali, dove quando andavamo a fare gli interventi di disinfestazione nel momento in cui pioveva perdeva tutto l'effetto. Infatti quest'anno abbiamo creato una collaborazione con degli ingegneri del sistema di irrigazione, abbiamo creato questo macchinario che si chiama Zanza Sentinel, dove ha la possibilità di partire in pratica tutte le notti verso le 4 della mattina, dopo sceglierà i vari orari in modo tale da non creare difficoltà nel momento in cui si fa l'intervento e di non creare proprio fastidio nel momento in cui, anche se dovesse piovere, nel momento in cui questo qua parte comunque tutti i giorni con una concentrazione bassissima di principio attivo, quindi che non va a creare danni, possiamo avere una lunga durata durante tutta l'estate per combattere le zanzare. Perché allora questa che vedete è una centralina vera e propria, giusto, dalla quale partono una serie di tubazioni che sono con degli ugelli posizionati sopra la siepe, quindi è anziché una specie di irrigazione goccia a goccia, è una irrorazione goccia a goccia di anti-zanzare. Che possiamo sempre utilizzare due tipi di principi attivi, uno che va direttamente ad uccidere le zanzare e uno invece un repellente, quindi possiamo utilizzare anche un prodotto biologico che non crea per niente fastidio né ad animali né a persone, che possono tranquillamente anche starci nel momento in cui c'è l'irrigazione. Senti, questo si adatta, immagino, penso, a qualsiasi tipo di siepe, cioè è molto d'utile. Siamo noi, dopo ogni volta manderemo noi i nostri operatori a montare, dopo in base alla metratura, in base al perimetro esterno andiamo a creare una sorta di perimetro all'interno del quale poi non si avranno per niente le zanzare durante tutta l'estate. Ecco, naturalmente però, insomma, come sempre ci hanno detto loro, la prevenzione è l'arma migliore, quindi insomma siamo all'inizio delle prime botte di caldo, questo è importante. Cercando, specialmente da adesso, in modo tale da non far aumentare il più possibile la proliferazione delle zanzare all'interno di un giardino o di un condominio. Noi probabilmente questi qua li monteremo sia nei condomini che nelle varie ville o in qualunque comunque posto dove c'è difficoltà nel mantenere una concentrazione bassa di zanzare o di insetti infestanti. Bene, adesso ci spostiamo poco più in là perché c'è un'altra novità. Allora, siamo vicino a uno strano aggeggio, è un fungo con un ventilatore. Insomma, un marchingegno particolare qui dagli amici della CDM, sembra l'antro del mago. Ogni tanto, come ti giri e ti volti, salta fuori qualcosa. Che cos'è? Ma questo qua è una sorta di macchinario dove magari, per quanto riguarda la Zanza Sentinel, bisogna andare ad operare in giardini magari leggermente un po' più grossi. Qua magari quando abbiamo o una particolare festa o qualcosa del genere, magari in un ambiente un po' più piccolino dove non possiamo andare a utilizzare una struttura del genere, possiamo andare a posizionare questo macchinario che si chiama il Pampero, che in pratica va a diminuire la temperatura nella zona circostante di intorno ai 5-6 gradi, quindi andando a creare una sorta di beneficio durante la stagione estiva. Ecco, quindi si può collocare in terrazzi, in ambienti insomma grandi, in locali, in ristoranti, insomma dove c'è necessità di un po' di frescura, di un po' di refrigerio. E non solo, possiamo anche aggiungerci all'interno degli aromi repellenti per gli insetti, per le zanzare, un boscerini che possono dar fastidio nel momento in cui si sta. Geranio, cose classiche. Sì, le cose classiche normali che sono dei repellenti. Naturali, che non nuocciono alla salute di coloro che ci stanno. Profumano l'ambiente. Anche. E quindi, insomma, vedete questo. Qui, quello che sta facendo in questo momento è irrorare dell'acqua, sì, nebulizzare l'acqua per diminuire la temperatura, e anche perché oggi la temperatura è abbastanza elevata, un po' caldo, cerchiamo di diminuirla. Si chiama El Pampero. Ecco, avete caldo? Pensate a El Pampero. Where you gonna sleep tonight?
Naturalmente gli amici della CDM trattano disinfestazioni a 360 gradi, qualsiasi cosa possa infestare la vostra abitazione o le suppellettili della vostra abitazione, avete la risposta giusta. Qui siamo al cospetto di un macchinario, anche qui, che sembra insomma un alambicco, ma cos'è? Esatto, sembra quasi un alambicco, invece è un all'interno andiamo a metterci dell'azoto, l'azoto liquido, che ha una temperatura di meno 190 gradi, dove in pratica questo qua andiamo ad utilizzarlo in quegli ambienti dove sono particolarmente sensibili ai principi attivi. Ad esempio quando si va a trattare degli insetti che sono presenti magari sui materassi, quindi non si possono utilizzare di principi attivi per andare ad uccidere gli insetti che possono infestare questo tipo di materiale, andiamo ad utilizzare appunto l'azoto liquido che a queste bassissime temperature va ad uccidere direttamente l'insetto presente in questi tipi di tessuti. Beh, immagino che a meno 190 campi poca roba, insomma. Esatto. Però il vantaggio è che i materiali di cui è composto il materasso non subiscono alcun danno. No, nessun danno da alcun tipo di superfici. E infatti andiamo a utilizzare appunto queste bassissime temperature, a differenza magari delle altre temperature che possono andare a ledere le caratteristiche organiche magari che può essere o di un materasso o magari di materiali mobili, di mobili di legno o cose del genere. Dicevamo all'inizio che le novità non mancano, quindi venite senza indugio dagli amici della CDM perché troverete anche qualcosa che è utile alla pulizia della casa. Sì, esatto, abbiamo anche creato questa collaborazione con delle aziende che producono prodotti per la pulizia e igiene nelle case, specialmente per quanto riguarda le casalinghe dove magari hanno problemi nella pulizia o di trovare magari quel prodotto idoneo per qualunque tipo di pulizia. Abbiamo creato questa serie di prodotti utili e utili per sanificare, igienizzare la casa. Anche qui varie superfici, vari utilizzi, dagli impianti igienici al piano della cucina. Piano cucina, pavimenti, servizi igienici, anche magari profumi generalmente per l'ambiente circostante. Sono tutti comunque testati al Ministero della Sanità, alcuni addirittura sono proprio presidi medico-chirurgici, quindi sono di buoni prodotti. Naturalmente la loro consulenza e la loro scesa in campo è quanto mai auspicabile, perché loro sanno dove mettere le mani o dove mettere l'insetticida, che è il caso di dire. Però trovate anche prodotti che potete utilizzare previo loro consiglio, naturalmente, certo, da soli a casa. Questo è un esempio. Esatto, oltre ai vari prodotti che possono essere utilizzati direttamente dall'utente finale andandoli a diluire in acqua, quest'anno abbiamo anche due nuovi prodotti a base di gel, dove in pratica dove magari chi non vuole andare a spruzzare direttamente un prodotto o sia nella casa, quindi sui muri, cose del genere, può andare a posizionare delle micro goccioline, dopo in base comunque al tipo di infestante poi vedremo noi qual è il prodotto migliore. Si va a posizionare queste micro goccioline con questa sorta di siringhe, dove in pratica l'insetto va a mangiare direttamente questo prodotto, queste micro goccioline, va a morire nella tana. Una volta morta una tana, gli altri vanno a mangiare quello di morto, e quindi si ha un effetto piramidale a cascata, quindi andando proprio a debellare per quasi un anno l'infestazione. E questo è mirato a che tipologia di... Insomma, abbiamo ad esempio questo qua esclusivamente per le blatte, le scarafaggi, qualunque tipo di blatte, che può essere germanica, può essere orientalis, può essere supera longipalpa, mentre magari questo qua viene utilizzato per le formiche, per le colonie di formiche.
Questa scatola che vedete a fianco a me è una trappola per topi. Noi siamo abituati alle classiche trappole per topi, quelle piccoline con la molletta, invece ci sono strumenti un po' più tecnologici e anche più avanzati. Allora, abbiamo visto che gira una ruota, c'è una specie di trappola. Come funziona? Questa è una trappola multipla, a cattura multipla. Il topo la vede come se fosse una casa, quindi non c'ha nessuno. Comincia, fa i suoi scalini, cerca da mangiare, sente gli odori che noi posizioniamo da tutte le parti, che sia frutta, che sia cioccolato, quello che vuole. Sfatiamo un mito del formaggio. Il formaggio lo mangiano se non c'hanno nient'altro, sinceramente. Questo è vero. Diciamolo. Sì, comunque non disdicono neanche non quello, però, anche perché mangiano proprio di tutto. Però. Ad ogni modo il topo sale. Un giorno o due, siccome sono abbastanza scaltri, mandano avanti, sono molto sospettosi, vengono, mangiano i loro semini, uno o due giorni, quando sanno che non ci sono pericoli, l'intera colonia va a mangiare lì perché non c'è pericolo. In questo momento noi azioniamo un interruttore, con questo interruttore ogni topo che sale va a mangiare, e l'unico posto per mangiare è quella mangiatoia. Il topo sale, vede che ci sono vie di fuga, perché sono questi fori fatti apposta, quindi entra, non si sospettisce, va lì, va per mangiare e viene catturato all'interno di questo involucro qua giù, dove abbiamo un liquido speciale dove non fa passare odore, eccetera, eccetera. Di qua abbiamo, sappiamo quanti ne vengono catturati, ad ogni topo scatta, e quindi sappiamo se dentro ci sono 3, 4, 10, quelli che... Dopodiché un mese circa viene vuotato e sostituita la vasca. Allora, se all'interno di una stanza, di un'abitazione, di un ambiente, lo spray, le gocce, tutto quello che abbiamo visto non dovesse comunque bastare, avete un'ulteriore possibilità, un ulteriore asso nella manica, che è questo barattolino che è qui davanti a noi. Che cos'è? Sì, esatto, questo qua è nato perché molti clienti vengono da noi per avere un prodotto che uccide tutto quello che c'è dentro una stanza, ma che non crea nessun problema nel momento in cui ha finito l'effetto. Questo prodotto è un fumogeno ad idroreazione, in pratica viene posizionata dell'acqua all'interno di questo barattolo fino a dove c'è la linea tratteggiata. Viene posizionato questo secondo barattolo, dopo circa un minuto parte una sorta di fumo che va a saturare tutto l'ambiente, perché la differenza che può esserci tra un fumo e una sostanza, un prodotto che magari si va a spruzzare in acqua, che essendo una sostanza colloidale, l'acqua non va a penetrare nei buchi e nelle fessurine molto piccole. Certo. Andando invece a utilizzare il fumogeno, questo qua riesce a penetrare dappertutto, quindi va ad uccidere tutto quello che c'è all'interno. E il pro, e magari può essere anche il contro di una soluzione del genere, è che una volta che viene aperta la stanza, quindi si viene fatta areggiare per circa 10 minuti, non c'è il residuo del principio attivo, quindi si può stare tranquillamente all'interno della stanza. Quindi un'azione abbattente punto, esatto. Non c'è residuo, non c'è nulla. Questo qua viene utilizzato per gli insetti, mentre invece magari dove abbiamo problemi che ci possono essere muffe, batteri o virus, viene utilizzato questo tipo, che ha lo stesso principio. Esatto, fondamentalmente sì. How many seas must a devil sail before she is dipped in the sand? How many times must the candlebells play before they fall? Naturalmente, oltre ai metodi più sofisticati, no, ci sono anche metodi un po' più tradizionali, dei quali siamo muniti in questo momento. Alla fine del servizio faremo un doppio misto, un dritto e un rovescio. Un Boris Becker CDM. Ecco, però insomma, questa piccola gag per farvi capire che la classica gamma di prodotti che avete sempre proposto c'è comunque sempre. Certo. Manteniamo sempre comunque una qualità sul servizio, sui prodotti,
relativamente alta, quindi continuiamo ad avere sempre prodotti nel corso degli anni e ogni anno comunque aumenteremo sempre sulla tecnologia, su nuovi prodotti che possono andare a possono essere utili comunque per insomma, abbattere nel modo più tradizionale insetti, blatti, esatto. Poi se proprio non ci riusciamo passiamo alle maniere forti, andiamo sul meccanico direttamente, ecco, allora adesso un bello smash direttamente. Un bello smash, allora facciamola con chi per chi batte. How many years must a man have before he can hear people? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Blowing.